Lascia stare la mia mamma è il filo conduttore, ma anche il messaggio che parte dalla sesta edizione del Forum delle Pediatrie di Salerno, che quest'anno affronta il tema dei bambini vittime di violenza intrafamiliare, ovvero una forma di maltrattamento alla quale i bambini assistono in diverse forme, quali testimoni, e che riguarda persone che spesso compongono la propria famiglia. I danni riportati dai figli spettatori della violenza fisica, psicologica o degli abusi sessuali subiti da un genitore contro l'altro sono poco noti. E sicuramente sono ancora quasi del tutto sconosciuti rispetto ai danni prodotti dai semplici litigi, quelli cioè privi di gravi episodi di violenza fisica che avvengono in molte famiglie a cui assistono molto spesso dei minori. Sposare il 20 novembre, giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza, con il 25 novembre, giornata di prevenzione della violenza di genere sulle donne, a mio avviso era doveroso. Si è sentito il bisogno di recuperare il ruolo del pediatra di famiglia all'interno di un nucleo familiare, un pediatra che sa guardare il bambino, che sa leggere i segni della violenza, può arrivare a proteggere la mamma e a evitare il femminicidio. Questo è il tema forte, la medaglia si rovescia. Guardiamo il bambino per salvare la mamma. Accanto al valore all'interesse scientifico che questo convegno porta con sé, c'è anche l'immediata traduzione di ciò che viene offerto nella vita lavorativa degli operatori, che per noi è una cosa di importanza fondamentale. Cioè, noi abbiamo una vera formazione sul campo, perché gli operatori portano a casa cose concrete, notizie, informazioni, comportamenti, relazioni interpersonali concrete che consentono ai nostri servizi territoriali di lavorare in maniera diversa. Questo, a mio avviso, è il punto di forza di questo evento, da direttore sanitario aziendale. Ed ecco il motivo per cui, quando la dottoressa Gentile mi ha chiesto la presenza, l'ho assolutamente senza se, senza ma, come dire, ho aderito. La pediatria sta sempre più diventando il luogo di incontro di tutti coloro che si occupano del bambino. Non basta più curare le malattie, ma interessarsi del bambino a 360 gradi, e questa è una delle occasioni nazionali più importanti. Sono anni che la dottoressa Gentile si occupa del bambino a 360 gradi, questo tema è di particolare interesse. Basta pensare che in Italia ci sono più di 150 femminicidi l'anno, e quello che viene spesso trascurato, che vittima tra le vittime è proprio il bambino, perché ci si interessa giustamente alla mamma che muore, ci si interessa a chi ha commesso l'omicidio, e forse bisognerebbe dedicarsi un pochettino di più al bambino, che rimane solo in tutti i sensi. Abbiamo visto che il bambino, il quale è praticamente un testimone di queste violenze, come cresce, pensa che quella sia la normalità, che sia quello il modo giusto di comportarsi, di mostrare la propria mascolinità, e quindi diventa quasi inevitabilmente violento al di là della categoria sociale a cui partecipa. E l'altro aspetto ancora più brutto, che la bambina che vede ed è testimone di questo pensa che subire tutte queste manifestazioni siano una cosa normale.